Un'altra bella mostra qui a Villa Vallero. Sì, questa volta abbiamo di nuovo tre artisti a Villa Vallero con l'inaugurazione oggi sabato 17 novembre e fino al 16 dicembre. La mostra è un percorso intorno alla natura curata da Valeria Ceregini che è il direttore artistico di Area Creativa 42 a partire da luglio. La mostra è aperta al sabato dalle 15 alle 19 e alla domenica anche al mattino 10, 12, 15, 19. Sono stati oltre 2 mesi intensi per Area Creativa 42 nell'organizzare le mostre qui a Villa Vallero. Sì, abbiamo ripreso il ritmo delle mostre a Villa Vallero con la mostra Segni, Luci, Colori curata da Angelo Mistrangelo e adesso questa De Natura. E sono collegate anche ad un progetto di residenza d'artista, in particolare questa mostra, l'artista Daniele Fabiani è presente a Casa Toesca da 2 settimane per realizzare l'installazione che è stata posizionata nel cortiletto del municipio. Quindi abbinato alla Villa Vallero c'è anche questo punto dove l'artista si esprime e prova a dialogare con il territorio, o meglio con l'edificio, gli edifici che sono intorno a questo cortiletto. E questo è soltanto un inizio di stagione, perché comunque ci saranno altre mostre sia a Villa Vallero che a Casa Toesca nel corso dell'anno. Sì, stiamo lavorando al programma del 2019, quindi senz'altro nel programma siamo molto concentrati sulle mostre da proporre, mostre che attraversano varie generazioni, quindi quella che abbiamo inaugurato prima era dedicata a 3 artisti che sono già artisti maturi e in qualche misura possiamo anche dire già un po' storicizzati. Questa mostra è una mostra che comprende artisti più giovani e in particolare poi questa chicca che la possiamo dire è questa della collaborazione con la Mondrian Foundation. Noi abbiamo l'artista olandese ospite qui grazie proprio a questa collaborazione, quindi è un fiore all'occhiello questo. Un'altra mostra organizzata a Villa Vallero non soltanto da Area Creativa 42 ma anche dall'amministrazione comunale. Sì, è la seconda mostra in questo autunno, che appunto è stato un autunno abbastanza movimentato qui a Villa Vallero. L'idea è appunto quella che è già partita in realtà nell'autunno dell'anno scorso con la mostra che c'è stata a novembre a tema classico. È stata appunto una volontà di iniziare ad avere un po' di continuità a livello di mostre su Villa Vallero, l'anno scorso con una, quest'anno con 2, spereremo di aumentarle nel 2019 o comunque di mantenerle per far sì che questo spazio ritorni a vivere grazie alle mostre e con le mostre.